Ragazzi, e ben ritrovati sul mio canale, io sono Docti e oggi siamo qui con FIFA Mobile 21. Finalmente ieri sera a mezzanotte si è aggiornato. Tutti quanti hanno aspettato tipo delle ore incredibili, quelli che erano per Android ovviamente, ma finalmente è qui, quindi diamo subito un'occhiata a tutte le cose che ci sono da sapere per iniziare bene la stagione. Quindi direi di cominciare subito, ma non prima di lasciare un bel like qua sotto e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Bene, cominciamo ragazzuoli. Allora, la prima cosa da guardare un attimino è la squadra, giustamente per vedere un attimino le cose. Allora, dell'anno passato alla fine mi sono portato Bale, Ziyech, Tonali e Kolarov, perché appunto avevo preso il pastel finale. Ho subito pescato Robertson, Ricardo Pereira e Magnan, quindi ottimi. Gabbia lo si trova nell'Accademia, se non erro, quindi molto molto facile. Gli altri li ho trovati con quelli gratuiti che ti danno per quanto gen eri, quindi davvero molto molto easy. Sono arrivato a 80 e 50 d'intesa e fin qui va bene. Però ragazzuoli, sappiate che io tutti i rossi li toglierò per mettere i giocatori che non sono vendibili. E questa parte qua la esploreremo in un prossimo video per fare appunto crediti fin dall'inizio della stagione. Quindi mi raccomando, rimanete aggiornati. Bene, adesso passiamo subito a guardare che cosa c'è già come evento iniziale, perché ce ne sono già un bel po'. Quindi cominciamo subito, ragazzuoli. Allora, la prima cosa da guardare è l'accesso ogni giorno. Cioè l'accesso giornaliero per una settimana per ottenere Mbappé. 86 alla sinistra. Abbastanza fortino, abbastanza fortino. Tra parentesi, ragazzi, non attenetevi alle abilità dell'anno scorso, perché gli ho dato una rapida scrollata, sono tutte cambiate. Adesso, per esempio, capitano è un potenziamento per i difensori e non più per i centrocampisti. Quindi fate molta molta attenzione, ok? Appena saprò qualcosa di più, ve lo farò sapere, appunto. Allora, non è malissimo, non è malissimo, perché comunque è veloce, ha un buon tiro e tutte queste cose qua. Per inizio gioco va più che bene. Poi appunto alla sinistra, c'ho già l'ala destra, mi manca l'attaccante. Quindi già abbiamo una formazione bella strutturata, ok? La prossima cosa interessante da guardare sono le stagioni, che poi oddio, interessante per modo di dire, perché praticamente ragazzuoli è il tour mondiale, semplicemente un pochettino rinnovato. Perché? Perché? Perché praticamente al posto che darvi una ricompensa ogni cosa, ogni step, ve la danno comunque la ricompensa ogni step, tutte queste cose, però in base a quanti punti fate giocando quelle partite lì, perché appunto se avete dei giocatori di quella serie, quindi in questo caso della SSE Eritrea Lig, che è un nome assurdo, ok? Nel caso che abbiate appunto dagli 11, che abbiate 11 giocatori, riuscirete a completare tutto e ottenere un 75, che fa davvero cagare, raga. Cioè, è un 75, guardate, non ha neanche una statistica sopra il 70. Fa cagarissimo, quindi non lo consiglio. Ovviamente queste cose qua lo si possono fare verso la Lega magari 1, 2, 3, dove ci saranno dei giocatori prendibili magari un po' più forti, quindi preparatevi già a prendere dei giocatori di Serie A, Premier League, per fare la squadra, appunto per giocare a prendere dei giocatori un po' più forti. Ok, raga, questo qui è da sapere, perché adesso non so se si può già aprire anche tipo la stagione 2, quella più avanti, vediamo un po' se si può, per esempio. Nella stagione 2, nella divisione 2, c'è tipo la Premier League, la Liga NOS e tutte queste cose, e ci sono dei giocatori che effettivamente, se li prendete come terzino destro, appunto un Cannon 84 con 101 di ritmo a inizio gioco, con ritmo, come potenziamento che quest'anno fa salire sia velocità scatto che accelerazione, è già tanta roba. Quindi capite benissimo che già qua ha un senso riuscire a fare delle cose. Vediamo tipo in Premier League chi c'è. C'è il buon, non riesco a leggerlo perché è davvero scritto piccolissimo, Jan Babak. Nome è comprensibile. Ha velocità che anch'esso fa salire il ritmo, cioè entrambe le cose del ritmo, quindi accelerazione, velocità, scatto, ed è un 84 alla destra. A me non serve, però comunque è un buon giocatore perché ha anche 80 di fisico, 80 di passaggio, 84, è già molto molto buono. Quindi, raga, bisogna fare attenzione un attimino come le si gioca queste cose, perché in base a come ovviamente le giocate avrete anche quei giocatori. I giocatori sicuri sono tipo appunto questo qui, finale del, cioè non è quello finale perché quello finale è Rooney, però è quello della divisione 1. Questo qui già è buono, un CC con abbastanza tutt'altro tranne la difesa, ed è già buono. Poi un 88, non male ragazzuoli, non male.
C'è poi una grande novità a livello di customizzazione della squadra, appunto, cioè la personalizzazione, dove troviamo tutti i loghi messi in riga finalmente, che ha un po' più di ordine, si capisce un po' di più la storia, appunto. Gli stemmi da mettere per vantarsi con la gente quando si gioca il versus attacco e il confronto, cosa che comunque dà un tocco in più di colore, diciamo ci sta. Le emote che finalmente si possono cambiare, peccato che non c'è, da quel che ho visto, il Suka, perché sarebbe stato veramente molto molto divertente, però peccato non c'è. Quindi non si può ancora mandare a cagare l'avversario, però ci sta. Finalmente hanno anche organizzato le magliette in modo da essere tutte belle ordinate, capire che cacchio si sceglie. Io sinceramente questa versione così la preferisco, anche del menu. La trovo molto più accattivante come versione, che poi scrollando si trovano le altre cose. E una cosa che volevo porre, un quesito che volevo porre a tutti quanti, perché io personalmente non l'ho capito. Allora, andando nella sezione il mio passato, bisognerà giocare versus attacco confronto o la partita contro il Liverpool per ottenere dei punti da riscattare qua, per avere più giocatori, più punti di abilità e più esperienza. E fin qui tutto bene, raga, fin qui tutto bene. Ma arrivato a un certo punto, qui c'è scritto moltiplicatore passato, ok? E c'è scritto che raddoppia il valore dei premi passato. Ma intende anche quelli che prendi dagli ore dopo o no? Perché non l'ho capita, ma non credo che ti moltiplichi le cose. Non credo. Però appunto dovrebbe raddoppiare almeno i premi che si trovano qui. Quindi al posto che 15.000 dovrebbe esserci 30.000. O magari raddoppia il punteggio che si ottiene facendo le partite. Perché non è molto chiaro. Quindi vediamo se qua c'è tutto qualcosa. No, e quindi non è molto chiaro. E se voi lo sapete, se siete già arrivati fino lì perché avete giocato a nastro sta sezione del passato, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, perché sinceramente penso che sia una domanda che si fanno un po' tutti. Poi ragazzuoli, allora, prima di andare a spacchettare, perché ho lasciato i punti ore dopo soltanto per il video, così da farvi vedere qualche cosa, ci sono molti che già mi hanno scritto per il mercato. Dov'è il mercato? Così si scisse il mercato? Perché? Tipo cose così. E raga, all'inizio di FIFA, solitamente, allora, per almeno i 2 anni che ho giocato io, appunto, all'inizio di FIFA, per una settimana il mercato non esiste. Ed è anche giusto, perché giustamente, raga, non è che all'inizio potete già fare soldi, vendere soldi. All'inizio bisogna raccattare. Poi, in realtà, in questo FIFA hanno detto che forse già da stasera sarà sbloccabile, perché ovviamente basta giocare all'Accademia, c'è scritto che nella sezione ti sblocca il mercato. Ma non è detto, perché secondo me ancora 3-4 giorni ce li faranno aspettare. Ma meglio così, perché così raccattiamo tutti quanti una marea di roba e poi la vendiamo tutta in blocco, che è sinceramente molto meglio, raga, fare soldi in blocco che farle a poco, sinceramente. Quindi io preferisco in questa maniera qua. C'è già un passelle davvero molto molto accattivante, ma prima di passare a quello, andiamo a guardare delle sezioni. Perché io, raga, non so se anche a voi è capitato, giocando il versus attacco, ne ho fatte giusto 4-5, mi è capitato uno che aveva Baresi, 92. A un cazzo l'ha preso questo Baresi, cioè, sinceramente, no? Perché l'attacco icone non è ancora stato sbloccato, quindi dove l'ha preso? Ma vabbè, lasciamo stare. Quest'anno nelle GMR di Adidas c'era Joao Felix, ma non ci interessa perché purtroppo io non gioco più a calcio, quindi sti cazzi. E torniamo meglio nel mio passato, nella sezione il mio passato, che poi sarà utile anche per altre cose. Andiamo nella sezione delle sfide, ragazzuoli, e troviamo Burki. L'anno scorso c'era Forrest ed è stato un portiere buggatissimo per il primo mese e mezzo di gioco, quindi spero sinceramente che Burki sia molto forte. E mi sembra di sì, perché oltre alle statistiche ovviamente, a riflessi, quest'anno ragazzuoli, numero 1 io l'ho esaminato e non è che sia proprio ottimo, perché fa salire la visione e delle cose che non servono a una sega ai portieri, quindi quest'anno ci sono stati dei cambiamenti abbastanza grossi che dobbiamo poi valutare insieme e scoprire per giocare al meglio, ok? Burki però sicuramente sarà uno di quei portieri già abbastanza fastidiosi, perché comunque col potenziamento a 0 ha già due cose a 90, una 87, 85, 75, 75.
E non è male, alto 1,87, ha una buona elevazione e reattività per essere un 83, quindi secondo me, ragazzuoli, è parecchio forte. Oltretutto, ci saranno delle partite con delle sfide appunto da fare, dove si prendono monete, gettoni, soldi, gemme e bla e bla e bla. Spero che anche questi qui verranno raddoppiati quando si prende quella cosa, ma credo di no. E raga, sono già dei premi molto importanti perché si arriva già ad avere molte molte gemme, molte molte. E io vi consiglio fin da ora di non spendere le gemme, raga, perché tanto fino a gennaio non ci sono eventi che valgono la pena di sprecare le gemme. Se voi pensateci, no? Per chi ha giocato i TOTS l'anno scorso, se noi ci fossimo tenuti tutte le gemme fino ai TOTS o comunque a qualche evento prima, raga, ne avremmo avute tipo 70-80 mila, perché all'inizio del gioco te ne danno davvero davvero tante. Quindi se non le si spende, raga, si arriverà ad avere un grande vantaggio a un certo evento, confronto agli altri. E sapete benissimo cosa ne comporta, perché se io per esempio prendo il 100 dell'evento, che è quello finale, il primo giorno, a quanto lo vendo, ragazzuoli? A 100 milioni. Quest'anno cercheremo di giocare al meglio possibile per avere tutti quanti sempre tantissimi crediti. Quindi, appunto, rimanete aggiornati perché farò uscire presto dei video su questi argomenti, appunto. Anche se è appena uscito il gioco, già me ne sto studiando le cose io per avere dei soldi, eh. Quindi, raga, allora adesso andiamo a spacchettare. Alla fine di tutto quanto io ho avuto 685 punti ore dopo, perché ne avevo presi 500 appunto nell'evento e ne ho presi 185 perché ero un 171 all'evento, cioè nella stagione prima. Ma l'avete visto perché c'era il video precedente dove mostravo la squadra, quindi lo sapete quanto ero. E pensandoci, personalmente io, sento che ho visto che sono già i pacchetti a 250.000, io personalmente prenderei due rossi, ok? Due rossi perché almeno ce li ho sicuri, ok? Anche se costano tanto, io però uno, due rossi lo voglio prendere. Allora, vediamo un po', vediamo chi mi esce qua. Se mi esce già una merda, non lo prendo il prossimo. Bellarabi, un esterno destro che non mi serve una sega. Quindi questo che sarà già vendutissimo. Vediamo quanto è forte. È veloce, ma non ha tanto tiro. Meglio Ziyech. Quindi schifezza. Ok, schifezza. Apriamone un altro, apriamone un altro. Poi ci rimangono 200 punti dove andiamo a prenderci i crediti, raga. Perché appunto so soldi. Allora, vediamo un po'. Rodrigo, ma che è? Che schifo. Vabbè. Però un attaccante effettivamente mi serviva, eh. A seconda punta, che non so quanto sia forte quest'anno, però ha un buon ritmo. Non è malissimo, dai, non è malissimo per essere un 80 tiro di precisione fantasista, dai. Accettabile, però sono 2,80. Cioè, che schifo, raga, che schifo. Quindi allora, facciamo che prenderci i soldi. Ci prendiamo mezzo milione, così arriviamo a 1 milione, appunto in allegria. Ok, e ci rimangono 85 punti ore dopo. Come cacchio li spendo? Allora, vediamo un po'. 85 punti ore dopo potrei prendere sempre monete fino ad arrivare a 75. Quindi prendo un giro ancora di monete, quindi 25.000, così arrivo a 1.100.000, che già ci sta. Ok, ci siamo. E adesso andiamo a prenderci, magari, perché ho visto che sono dei 15. Ok, perfetto. Andiamo a prenderci dei giocatori oro, perché tanto all'inizio, appena si aprirà il mercato, i giocatori oro valgono abbastanza. Quindi, ok, un 71, un 72 con i capelli. Ma che cazzo di capelli ha? Vabbè, comunque, Giga c'ha più capelli che testa. Vabbè, comunque. E potremo aprire ancora 4 pacchi di questi, che secondo me è la cosa migliore. Secondo me è la cosa migliore, perché tanto 20 potenziamenti non fanno niente. Cioè, non servono a niente. E adesso non ho visto che era il primo, però 70-72. Ma in realtà è più per avere più ruoli, quindi spero che mi escano dei ruoli un po' diversi. Tipo, di qui l'esterno sinistro ancora non ce l'ho, quindi mi farebbe piacere. Terzino destro ce l'ho, terzino sinistro Chocolarov, grazie. Però sono 2,73 questi già, eh. Ok, ultimi due pacchettini, poi andiamo a spacchettare due pacchi di giocatori. Allora, un 73 iniziale, bu buono! Buono, buono, lui è buono perché è un 78, i 78-79, raga, a inizio stagione possono anche valere 700.000, eh. Cioè, quindi
Potrebbe già essere un'ottima cosa, ragazzuoli. Apriamo l'ultimo e vediamo se ci dà un'altra piccolina scolatina, tipo un 78-79 o un rosso, perché sarebbe bellissimo. No, e no, però 2DC, non male. Ah, vabbè, abbiamo ancora un'apertura. Ah no, no, non me li ha scalati ancora. Ok, sei buggato già il gioco, perfetto. Allora, torniamo indietro. Abbiamo già fatto un po' di manbassa di giocatori. Tra parentesi, nella Lega siamo già partiti alla grande, come potete vedere, perché stiamo vincendo 655 a 459 e molti di noi non hanno ancora giocato, quindi se volete unirvi alla nostra Lega, e qui sotto appunto Black Earth è entrata. Nella Black Earth 2.0 invece ci sono quelli... Cioè è un'altra sezione di Lega, quindi se volete entrare basta che chiedete, fate richieste ed entrerete tranquillamente, a meno che non è piena ovviamente. Allora, adesso io direi di, prima di aprire i pacchetti e fare uno spacchettamento perché lo farei alla fine, di esaminare un attimino il pastelle, ok ragazzuoli, per vedere che cosa si prende effettivamente senza mettere i soldi nei primi mesi, ok raga? Allora, senza mettere soldi ci sono i soliti 30, 60, 90, 150 punti stelle. Ok, 150 punti stelle. I soldi e queste cose non li sto neanche a guardare, tanto il primo mese fanno schifissimo, cioè appunto vedete c'è un milione, cioè c'è tanta esperienza perché 200.000 il primo mese è tantissimo, però il resto niente di che. Allora, con 150 punti non si riesce a prendere neanche il primo attaccante il primo mese, ed è un peccato perché questo qui 89, averlo già il primo mese è tanta roba, perché è un attaccante che ha ritmo e 94 di fisico, quindi è davvero molto forte, ha colpi di testa potenti. È vero che i colpi di testa sono stati leggermente aggiustati, ma neanche tanto, perché appunto si segna sempre abbastanza di testa. Li hanno un pochettino aggiustato, ogni tanto li tirano fuori, ma comunque si fa sempre gol di testa senza problemi, anche con abbastanza facilità. E lui sicuramente vi darà una grande mano, ok? Perché è abbastanza forte. C'è poi questo qui dal nome quasi impronunciabile, Oyarzabal, che è anch'esso forte perché ha ben 4 statistiche già sopra il 90 e lui è un 90, quindi è davvero forte come esterno sinistro, che sarà prendibile il terzo mese se non si mette soldi. Se si mettono i soldi sarà già disponibile all'inizio del secondo mese. Giusto per farvi dare un'idea, no? Poi c'è Alaba, che come difensore centrale ovviamente adesso è fortissimo, perché ha 88 di ritmo, 80, 93, 90, 97, 89. È completissimo, cioè può fare anche l'attaccante adesso volendo, perché ci sono certi attaccanti che non hanno 80 di tiro, quindi volendolo si può mettere anche in attacco, anche perché ha tiro da lontano, quindi ok? Davvero molto molto forte. Poi c'è Magnani, il portiere che ho io, che però era soltanto un 80, che... è davvero forte e come potete notare anch'esso ha riflessi. Secondo me quest'anno il potenziamento più forte sarà riflessi. Poi sarà tutto da vedere, però da quel che sembra che sia riflessi. E ha tutto 100. Cioè, un portiere che ha già tutto a 100, a 93. È già una bestia questo qua. Già avere lui adesso in porta significherebbe già subire metà gol di quelli che si subiscono adesso, raga. Cioè, davvero molto forte. E poi c'è Ibrahimovic, che... non è male, perché ovviamente non corre più e tutte queste cose qua. Ma hanno fatto una cosa che non si può fare a Ibrahimovic, raga. Gli hanno cambiato, anzi, gli hanno tolto colpo di testa potente. Ma perché? Cioè, ma scusate, raga, perché? Cioè, giusto l'altro giorno ha fatto un gol di rovesciato, ok che non è la testa, no? Però sti cazzi, cioè, lui segna sempre di testa. Cioè, raga, lui fa le azioni al volo, cioè, lui segna di testa. Cioè, io non sto capendo sta cosa, perché? Cioè, in questi ultimi anni che sta facendo uno sfacelo Ibra, tu gli togli una caratteristica speciale. Boh, mi sembra una cazzata, eh. Però vabbè, è davvero molto forte, è davvero molto forte, perché comunque ha 97 di fisico e 82 di elevazione per 1,96, quando è 1,95, 95 kg, 102 di testa, 105, 104, guardate già che tiri ha. Cioè, col potenziamento a 0, lui c'ha già 106, 105, 101, 117, 115, 109. Una bomba. E poi c'è Vidic, che costa 2500 punti, contando che si prendono 150 punti stelle al mese.
contando che nella teoria i mesi sono 12, quindi ci dovrebbero essere 12 pastelle, non si riesce a prendere Vidic senza mettere almeno una ventina di euro, ok raga? E comunque lo si avrebbe tardi, cioè nel senso sarebbe quasi meglio, se dovete metterli per volere, per avere Vidic, è meglio metterli i primi 2-3 mesi, così che arriva verso dicembre, gennaio, una cosa del genere, no raga? Ed è, lui è molto forte, perché ovviamente adesso come adesso un difensore del genere è troppo forte, è forte addirittura, cioè 96 di ritmo con 130 di difesa, 121 e il potenziamento a zero, raga, cioè mastino a zero, quindi è davvero pericolosissimo sto ragazzo qua, e quindi è davvero un problema, è davvero un grosso problema, però appunto sarà l'icona in forma Carlos dello scorso anno, quindi praticamente è quello che si può prendere soltanto mettendo un tot di soldi. Allora ragazzuoli, quindi sono le solite cose, sono sempre fatte uguali, quindi non cambia niente in questa sezione qua. Il pastello l'abbiamo visto, ragazzi, abbiamo visto un tot di cose. Allora, ci sarebbe da vedere ancora la squadra della settimana, l'SBC e l'attacco icone, ma non sono ancora sbloccate e si sbloccheranno molto presto, quindi teniamoci pronti, anche perché l'attacco icone, come tra parentesi vi avevo detto io nello scorso video, finalmente hanno deciso di mettere le icone fin dall'inizio. E questa è una figata pazzesca, ragazzi. È una figata pazzesca, proprio pazzesca. Quindi io sono davvero felice. Non vedo l'ora di giocare l'attacco icone per prendermi Vieri, Del Piero, gente proprio Ronaldinho. Faccio una squadra di icone e me ne sbatto le balle. Sinceramente, se è possibile. Poi vedremo come è strutturato l'evento, ovviamente. Bene, ragazzuoli, prima di terminare il video, come promesso, andiamo a guardare. Anzi, andiamo a spacchettare 2/3 pacchetti, ok? Bene. Allora, poi ci sono anche le Division Rivals e quelle cose lì che effettivamente potremmo spiegarle, ma funzionano sempre uguali, e c'è in aggiunta il torneo weekend che partirà tra poco, quindi si può anche evitare la spiegazione perché è sempre uguale la zolfa, diciamo, però un occhio le lo guardiamo, dai. Però prima, appunto, apriamo i pacchetti. Allora, e però cosa si può trovare in sti pacchetti? Non c'è scritto, raga. Non c'è un rate, non c'è scritto. Potrà andare di rossi? Boh, vediamo. Apriamone due, se non ce ne danno siamo sfortunati, perché io ho visto che gente che spacchettava e li trovava dei rossi instant proprio. Un 70, un 70, un 71... 73 dell'MLS, non male. 73, 74 e 9 giocatori bronzo. Che i giocatori bronzo non buttateli, raga, non usateli per esperienza o roba, perché solitamente appena apre il mercato anche loro hanno del valore, misero ma ce l'hanno, e quindi recuperate un po' di soldini che avete speso, mi raccomando. Andiamo all'apertura del secondo pacchetto, che Dio ce la mandi buona, perché veramente un altro 70 portiere, che magari vale qualcosa perché è portiere. 70 francese, 72 Campbell, 73, 74. Mia, proprio si stanno sforzando, 10 giocatori in bronzo. Maremma. Boh, dai, sì, raga, apriamone ancora uno, così mi tengo i 350.000 e c'è una paracca di giocatori, dai. Non importa se poi sono oro, perché tanto sicuramente qualche valore ce l'hanno, quindi magari ci vado pure sopra, quindi allora, però 70, 71, c'è un 75 più, non c'è qua dentro. 73 Mendy, c'è già come 75. No, dai, un 65 finale, pensavo che andasse a salire, invece no. Ma dai, ma davvero? E 9 giocatori bronzo. Ah, che schifo, che schifo. Ho avuto una sfiga pazzesca. Solitamente, fatemi sapere voi nei commenti cosa avete trovato, perché di sicuro più di me. Di sicuro più di me, perché ho avuto già troppa sfiga. Però ho già un bel po' di gemme, 1400 gemme, quindi già sono sotto, sono già soddisfatto, non riesco a parlare. Allora, tra parentesi, raga, se avete dei FIFA point
da parte dalla scorsa stagione, o se ne avete già presi, mi raccomando, domani, cioè quindi stasera alle 9, appena si aggiorna il gioco, cioè la giornata di FIFA, prendetevi subito le 2500 gemme con i 500 FIFA Point, raga, perché è la cosa migliore da fare. Cioè, proprio in assoluto, per le 2500 gemme avete già, cioè io avrei già 4000 gemme. Il primo giorno, il secondo giorno, già 4000 gemme, bababam, così e... Fidatevi raga, io quest'anno arrivo a dicembre, gennaio, o addirittura l'evento di Tots con 100.000 gemme, me ne frega un cazzo. Voglio proprio finire tutto l'evento il primo giorno, sai, proprio prendi i pacchetti, fai... E vai avanti fino alla fine, cioè frega un cazzo a me. Voglio diventare ricchissimo quest'anno, ok raga? E farò diventare ricchi anche voi, basta che mi seguiate, ok? Andiamo a guardare l'ultima sezione, dai. Perché è l'unica che ci manca, mi sembra brutto lasciarla dietro, dai. Cioè, anche perché è la parte più importante, ok? Versus attacco e confronto. Allora, ragazzuoli. A differenza della scorsa stagione, adesso i premi vi verranno dati praticamente ogni steppino che fate nelle cose. Io ho fatto 3 step, adesso al quarto, ai 30.000 tifosi, avrò 10 punti all'abilità. In più, nelle sfide giornaliere ci saranno, oltre alla vittoria delle 3 partite, anche degli obiettivi, come appunto esegui 10 assist e segna 15 gol. Perfetto. E quindi sarà un pochettino più completo, ma i premi, anch'essi, non sono così male, perché comunque già a partire da 10 a 50.000 soldi, un biglietto weekend, da 6 a 15.000 di esperienza, che comunque fa salire un giocatore adesso come adesso, non è male, non è male, non è male. Poi ovviamente c'è il confronto, che è la stessa cosa, che però non sono ancora entrato, quindi mi dice cose, ok... Dove appunto, essendo non classificato, il primo premio che prende sono 50 gemme, è buonissimo. Poi, in questo caso, tipo, bisogna vincere 3 partite, fare 7 gol ed eseguire 5 assist. Io nel confronto penso che laggerò, perché il telefono comunque ha 4 giga, ma non va così velocissimo nel versus attacco, quindi ho paura che anche nel confronto non vada. Ridurrò la grafica e cercherò appunto di... aggiustare un pochettino la cosa fin quando non mi arriverà il tablet, perché voglio un bel tablet da giocare, così non divento ceccato, perché ho anche una certa età, sono vecchio raga. Comunque, poi c'è la sezione giocatori rivals, dove non so dove giocare, detto proprio sinceramente non lo so, perché ho guardato da più o meno per tutto, cioè non c'è un posto per giocare, anche se credo che questa stagione Rivals sia insieme a quello che si gioca, cioè nel senso questi premi qua, Demirbay tipo, dovrebbe... traguardo confronto, traguardo versus attacco. Ah, vedi? Ah, no, sono un babbo io, non avevo letto. Giocatore torneo weekend, però il torneo weekend effettivamente non so dove sia. Quindi non ne ho idea. Però appunto, se si arriva a un certo punto del confronto o del versus attacco, si avrà appunto un 90. A sto punto io vorrei capire, no? Mostra classifiche. Voglio guardare un attimino le classifiche. Andiamo nel versus attacco che l'ho giocato e guardiamo un attimino le classifiche. Nelle classifiche, cosa si prende? Vediamo un attimo. Allora, nella classifica Rivals competi con utenti che hanno iniziato la tua stessa divisione. Bla 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 bla. Il tempo, bla. Si azzera... tifosi settimanali ottenuti, ok. Qua si prendono dei giocatori Rivals fino a 76 più. Ok. Ci siamo. Però evidentemente partirà questa stagione Rivals magari già stasera, perché a sto punto mi sembra che stiano per far partire già praticamente un evento. E ci sta. Io però l'evento che voglio giocare di più in assoluto è appunto l'evento dell'attacco icone, perché assolutamente deve essere fighissimo, ok? E l'SBC, mi raccomando, tenetevi ben pronti, tenetevi tutti i giocatori, anzi, quando uscirà l'SBC, perché sarà molto diversa e soprattutto in quel frangente i giocatori, anche argento, oro e bronzo, saliranno un pochettino di prezzo. Quindi mi raccomando ragazzuoli, non buttate giocatori, ok? Usate soltanto l'esperienza da mettere sui giocatori, le mettete ben mirata su uno o due giocatori, così che potete sacrificare, che magari poi non vi va di tenere tutte queste cose qua, e tenetevi tutti gli altri per l'SBC e per quando si apre il mercato, ok raga? Questo qui è il mio primo consiglio fondamentale che dovete mettervi in testa. Poi nei prossimi video, appunto appena ci sarà il mercato attivo, tutte queste cose qua,
andremo a esaminare come effettivamente fare dei crediti su questo nuovo FIFA Mobile 21. Per adesso è tutto un ciao ciao da Doc D, ciao ciao! Ah, un'ultima cosa. Ragazzuoli, organizziamo una live. Scrivetemi qua sotto nei commenti quando preferireste una live, se il pomeriggio o la sera, e a che orario, ok, raga? Cercherò più o meno di accontentarvi. Cercheremo anche di farla già entro questa settimana, ok? Bene, ragazzuoli, per ora è tutto un ciao ciao! Da Doc D, ciao ciao! Mi raccomando, iscrivetevi al canale, rimanete sempre aggiornati. Ciao ciao!